Forse con qualche ora di ritardo la seconda commissione consiliare del comune ha deciso di effettuare un sopralluogo sul costone della collina di Sant'Anna, crollato nella notte, che accusa smottamenti già da domenica scorsa. Non ci sono novità di rilievo nelle ultime 24 ore, nessun movimento importante della terra, anche se la frana, secondo quanto detto dalla Protezione Civile, è ancora attiva. Messi in salvo gli abitanti delle due strade interessate, adesso la zona è picchettata dalle forze dell'ordine, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco. Una copiosa perdita d'acqua si è vista scendere dalla montagna nelle prime ore del mattino. La causa è l'erogazione idrica cittadina che, passando per i tubi rotti dalla frana, ha creato la perdita. Numerosi i mezzi che sono arrivati sul posto, probabilmente per mettere in sicurezza la zona. Anche ancora essendo tutto molto bagnato, sarà difficile lavorare. Già ieri è arrivata la notizia che probabilmente è stata aperta un'inchiesta sui lavori effettuati nel 2009. I componenti della seconda commissione, dopo aver effettuato una breve ispezione accompagnati dal funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco, il geometra Enrico Caruso, hanno potuto constatare l'effettiva pericolosità della zona. Appoggio e sostegno incondizionato ai 43 residenti che sono stati spostati in un albergo della città, almeno per i prossimi 3 giorni. Questo quanto è emerso dalle parole di ciascun componente della commissione e del presidente della stessa. Intanto il disagio di tutti i cittadini che si sono trovati privi della loro abitazione e logicamente i disagi sono di natura tecnica e anche sociale. Poi per quanto riguarda quello che è successo e potrà succedere, io so che qui si sono adoperati Protezione Civile e quant'altro, però c'è l'assessore presente da ieri in maniera costante e imperterrita, però rilevo anche una notevole mancanza, quello degli uffici, cioè l'ufficio tecnico del comune che ha diciamo, pertinenza in merito. Noi in passato, durante una fase di bilancio in consiglio comunale e durante il piano triennale delle opere pubbliche, avevamo preventivato con degli emendamenti delle somme da destinare a questi stati di emergenza, purtroppo dichiarati inammissibili dall'ufficio tecnico, di cui era già venuto a conoscenza anche il segretario generale, visto che erano stati inizialmente concertati proprio con gli uffici. Oggi mi chiedo, vogliamo dare la colpa alla politica? Io non credo che sia tutta colpa dell'amministrazione politica, però della noncuranza, e non voglio in questo caso dare colpa ad alcuni, un po' di leggerezza c'è stato su questo fatto, soprattutto su via Colonnello Ebere, dove in passato si sono verificati eventi catastrofici. Riunione notturna straordinaria al comando di Polizia Municipale la notte scorsa per decidere la collocazione degli sgomberati. Il sindaco Giovanni Ruvolo, l'assessore all'urbanistica Amedeo Falci, il comandante dei vigili urbani Maurizio Parisi al comando di Polizia Municipale hanno assicurato che sarà trovata una collocazione dignitosa alle famiglie che per adesso dormono in albergo. Penso che per una settimana questi nostri concittadini avranno necessità di essere assistiti dal punto di vista dell'alloggio, perché si cercherà di fare un passante nella superficie di proprietà della RAI, stiamo chiedendo il permesso e questo permetterà almeno a 25 dei 43 di poter fruire del proprio alloggio ritornando presso la propria casa.